Io oggi ho trovato questi cannellini freschi, niente barattolo, signori miei, cannellini, si inizia da qui, li, come si dice a Roma, li scafiamo e poi li cuociamo. Allora, cannellini, funghi cartoncelli, adesso si trovano, deliziosi, non costano tanto, peperoncino, aglio, e qui abbiamo la salvia, timo, guanciale, cipolla e pane. Facciamo una crema di funghi cannellini e per dargli un po' tocco di quello là che ci piace, un po' di romanità, guanciale e funghi cartoncelli. Cartoncelli sono presi dalla Puglia e il guanciale è roba nostra. Si aprono in questa maniera, diciamo a Roma si scafa. Allora, eccoli qua. Da qui mettete in acqua fredda un pizzico di sale e delle erbe aromatiche e l'aglio, ecco qua. Quanto tempo l'abbiamo cotti? Faccio vedere. Quando sono cotti, quando sono così, quando è proprio una crema, però rimangono interi, ok? Quindi mezz'oretta è più che sufficiente, 25-30 minuti. L'aglio me lo tengo questo, questi mangiamo e questi facciamo un'altra volta. Adesso cominciamo a fare cose serie. Cartoncello, vedete com'è? Questo è proprio tipico ottobre, fine novembre, c'è sempre. Lo faccio così, ha una polpa bella cicciotta. Non potete capire quanto è squisita, è buonissimo. Allora, se non trovate il cartoncello, non vi fate problemi. Usate anche uno champignon, non è un problema. Questo è per chi l'ho trovato, voi fatemi fare a voi. Con sta musica dobbiamo farlo che ci pare. Allora, andiamo. Olio abbondante. Accendiamo, metto questo aglio qui che ho cotto, di quello dei cosi, dei fagioli, vedete? Così, stracotto, quindi non si sente nemmeno. Che bella sta musichetta, vai. Poi, cardoncelli. Che musichetta. Io altro, bella questa è troppo forte, eh? Che roba. Faremo anche la compilation, faremo adesso. Lo fa aiutare da papi, da papicca. Poi mettiamo. Allora, andiamo col guancialetto. Allora, per i vegani, non usate il guanciale, va bene anche così, senza guanciale, eh? A noi ci piace così, un po' più ricca. Dadini, così, che buono. Si sente appena appena l'aglietto. Poco, fantastica questa musica. Mettiamo un po', poco, che è timo e un po' di salvia, che sta bene. Allora, salto divisi sia i funghi che il guanciale, perché sennò non riusciamo bene a fare i funghi cotti bene e il guanciale bello abbrustolito. Un po' di sale, che meraviglia, peperoncino. Pronti. Allora, a begli occhi. Allora, questo è un fungo che rimane scrocchiarello. Bello, si sentono tutte le consistenze. Metto qui, nella stessa pentola, perché noi siamo furbi, sozziamo poco, anche se qualcuno dice sporco tanto, eh. Bello, facciamo bello sudà, bello, croccantino. Nel frattempo, a casa prima non si butta niente, questo è il pane vecchio. Faccio così dei dadini, che questo, lo sai che cosa diventa? Come diceva mio padre, sono zuccheri d'orzo questi qua, eh? Adesso li utilizzo in questa maniera. Croccantino, insieme al guancialetto. Andiamo. Mi piace la maglietta? Come la fai? Sempre cucuzza di pane. Bella, eh? Ecco le nostre caramelline. Vado, non buttiamo niente. Facciamo friggere anche il pane. Mamma mia che roba, ragazzi, che zozzeria buona. Questa è fantastico, golosa da morire. Raccolgo, ecco qua. Adesso fagioli, metto qua dentro, ancora caldi, mi raccomando. Acqua, se non si brulla niente. Sale già c'era, adesso lo proviamo. È tanto denso, ora che faccio? Allungo altra acqua e un segreto, un goccetto d'olio, così emulsioniamo, perfetto, lo montiamo proprio. Facciamo un po' se
Perfetto, ma se sono buoni. Le cose fresche e fatte da un'altra cosa. Allora, adesso, piatto. Guarda, è bella sottile, bella, 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 fina, 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 fina. Pane, go go, sentiamo se è buono. Funghetti. Quanto ci piacciono gli anni 80? Vai, così, funghetti. Vedete, piatto semplice, basato su ingredienti molto semplicissimi. Guanciale, guardate che bello. Vai, croccantino, così. Allora qualcuno dirà, ma quanto è grasso? Tutta quella roba. Quanto ne sto mettendo guanciale? Poco poco, io uso tutto. Poi, erbette. Oh, no. Olio extravergine. E adesso assaggiamo. Mamma mia che bontà. Guarda, come facciamo? Come poi inizio? Così. Prendo un po' tutto, vado qua, pac. Mamma mia che bontà. Qui ci vai. Si sente il croccante? Una bontà. Allora, con due fagioli, un fungo cordoncello, un po' di guanciale, però tutto di qualità. Grandissimo piatto, fatelo, buonissimo. Poi se volete ce lo devo rimettere dentro un po' di pasta. Buon appetito. Fatelo, buono, quanto è buono, la bontà. Camera woman, assaggio, yeah.